amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Pareti e ad Alessandro Mastrini che cura questo servizio. Ci troviamo a Castiglione del Lago, dove tra poco ci sarà la partenza della Strasimeno 2022. In questa 20ª edizione sono previsti 1700 atleti che parteciperanno e che incontreranno 4 traguardi intermedi lungo il percorso e un ultimo proprio qui di ritorno a Castiglione del Lago dopo 58 km di percorrenza. Giovanni Farano, l'organizzatore della Strasimeno 2022 ed è anche delle altre edizioni. Un successo straordinario. Sì, questo è davvero un successo straordinario. Oggi tra l'altro è anche una bellissima giornata, sicché gli atleti potranno correre finalmente una Strasimeno con il tempo ottimale. Noi siamo abituati alla pioggia, quest'anno no. Questa si può considerare un'edizione veramente che segna la ripartenza del movimento podistico in Umbria, perché veramente oggi c'è tanta gente, al di là delle nostre più rosee aspettative, dopo 2 anni tribolati, siamo molto soddisfatti oggi. Andrea Sacco, vice sindaco del comune di Castiglione del Lago, nonché assessore allo sport. Una festa, un trionfo per questa manifestazione, la Strasimeno. Vedo che porta anche la maglietta, assessore. Buongiorno, sì, siamo veramente contenti e soddisfatti che il 2022 finalmente si sia aperto con una nuova edizione della Strasimeno. Un'edizione importantissima, la 20ª, che ha portato a Castiglione del Lago in tutto il Trasimeno non solo tantissimi partecipanti, oltre 1700 persone, ma anche tantissimi curiosi, tantissimi turisti che hanno aperto ufficialmente la stagione turistica Castiglione del Lago. Ho la maglietta, come mi ha detto Marco, perché anche oggi prenderò parte nel mio piccolo partecipando alla camminata non competitiva Strasimeno Family. Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago. Un successo questa manifestazione, che significa tante cose per la ripartenza, anche ai fatti che stanno succedendo. Il 2022 porta un bel messaggio che parte proprio qui dal Lago Trasimeno. Sì, questa è una manifestazione importante, quest'anno è il 20ª, è la vera ripartenza, l'inizio di una stagione, quindi veramente grazie agli organizzatori che in questi anni hanno comunque tenuto duro e quest'anno coinvolge sempre ovviamente tutto il Trasimeno, anche la Regione Umbria. Questa volta abbiamo fatto la conferenza stampa insieme alla Presidente Tesei, quindi veramente uno dei motori dell'Umbria parte da qua, dal Trasimeno, un momento di ripartenza vero, quindi davvero grazie. Anche se in queste ore, in questi momenti di festa, il pensiero va sempre ai drammatici fatti che stanno succedendo in Ucraina. Questo ovviamente è nei pensieri di tutti, però sono anche un simbolo di pace. Correre è un simbolo di pace, correre per 58 km, 54 è un grande simbolo di pace, quindi ripartiamo. Ci hanno regalato questa maglietta brandizzata con il numero 20 proprio per il ventennale a tutti i sindaci, alla Presidente della Regione. È un momento importante, noi ci siamo, ovviamente non con le gambe ma con il cuore, questo lo ripeto per correttezza. Federico Cenci, avanti tutta e non dico altro. La corsa unisce, è proprio questa Strasimeno la prima occasione che porta anche un piccolo segno di questa unione, perché c'è, chiamiamola, un'aggregazione con avanti tutta, quindi ci sono un bel gruppo di corridori, più di una decina, che hanno dato la disponibilità di vestire la maglietta avanti tutta, e questo proprio lo dico come un segnale, perché è partito questo progetto con i corridori e avanti tutta, nel cercare di unirsi per effettivamente esprimere azioni positive. E
se mi consentite ne esprimo una bella che è in atto e che fa riferimento alla riqualificazione della sala d'attesa del degli hospital dell'oncologia di Perugia, dell'ospedale di Perugia, e che vuole effettivamente convogliare queste energie positive per fare un qualcosa di buono. Serio Massimiliano, primo arrivato categoria maschile ai 34 km a San Feliciano nella Strasimeno 2022, nella polisportiva Il Giglio di Firenze. Io l'ho già fatta tre anni fa, prima del Covid feci la 34 e arrivai secondo, l'anno scorso la mezza maratona e quest'anno rifatta 34 in preparazione, sto preparando la maratona di Milano che ci sarà il 3 aprile, quindi ho fatto un bel lungo, un bel allenamento e insomma sono contento, il percorso è sempre bello, piacevole, intorno al lago, vento come sempre intorno al lago c'è sempre, però bel percorso, veramente bello come sempre. Emanuele Conti, secondo classificato ai 34 km qui a San Feliciano per la Strasimeno 2022. È la prima volta che partecipo all'edizione di questa bella gara, frazione di 34 km, paesaggio incantato in questo lago, questa bellissima giornata di sole senza vento e quindi perfetta per fare una gara podistica. Veramente bella, spero di tornare alle prossime edizioni, magari un po' più di distanza o meno, vediamo. Oggi contento di questa seconda posizione, ero qui per un allenamento in vista di una maratona che farò tra un mese, sono soddisfatto, va bene così oggi. Terzo classificato, Daniele Brezzi, qui alla Strasimeno 2022 al traguardo dei 34 km a San Feliciano. Questa gara è sempre un'emozione partecipare perché comunque il paesaggio, la gente, e oggi fa una fantastica giornata e l'organizzazione stupenda e hanno fatto sì che sia sempre molto piacevole correrla. Io personalmente spesso corro le gare di corsa in montagna e mi fa piacere aver fatto bene su questa 34 km più pianeggiante in vista di una maratona che farò a Roma fra due settimane. E corro per la Trail Running Project e sono soddisfatto della prestazione. Isabella Manetti, 34 km qui a San Feliciano della Strasimeno 2022, prima classificata tra le donne. Contesto meraviglioso, gara bellissima, bellissimo ripartire con tante gare, con tante persone, con tanta serenità, quindi faccio complimenti all'organizzazione, a questo posto meraviglioso dove è sempre bellissimo venire, io sono fiorentina ma sicuramente l'anno prossimo ritornerò. Roberta Barnascanu, da Genova, seconda classificata qui al traguardo intermedio 34 a San Feliciano tra la categoria femminile. Bellissima, molto bello, un bel paesaggio, mi è piaciuta molto, è un lungo che faccio per fare la maratona di Milano e quindi bello, molto soddisfatta, un po' di salitine che ci hanno un po' incriccato le gambe, però poi abbiamo tenuto duro e mi è piaciuta tanto, bello, bello.
Francesca Calcagno, terza classificata categoria femminile al traguardo intermedio di 34 km a San Feliciano nel comune di Maggione. È la prima volta che partecipa a questa manifestazione? Sì, sì, è la prima volta e devo dire che è un percorso bellissimo. Mi sono divertita tantissimo, è molto vario, il lago è meraviglioso e sono contenta di essere arrivata terza. Matteo Lucchese viene da Castel San Pietro, Forlì, dalla bellissima Romagna qui in Umbria, al lago Trasimeno, alla Strasimeno. Arrivato terzo nella categoria maschile della appunto questa manifestazione bellissima. È la prima volta che partecipa? No, no, l'anno scorso ho fatto secondo, ho fatto anche un quinto nel 2016, ho fatto anche qualche ritiro. Dal 2013 vengo quasi tutti gli anni. È una gran bella manifestazione, è sempre bello essere qui, la gara è bellissima, la location ancora di più. E niente, oggi è andata bene, via. Pensavo di battere il tempo dello scorso anno, ma... Qual è stato? Che è 3.43, quest'anno ho fatto 3.46, 3 minuti sopra. Però un po' l'età, si invecchia ogni anno, un po', perché dai, siamo partiti un po' più forte, e la gestione è stata un po' diversa, il finale è un po' pagato, ma sono molto soddisfatto. Agnese Voiltan, quarta classificata nella categoria femminile all'ultra maratona della Strasimeno 2022. L'abbiamo vista a fare questo eccezionale risultato. Innanzitutto fare questi 58 km di corsa e di corsa con un passeggino, ma con un tempo straordinario, portando questo cucciolo meraviglioso con lei per tutto il tragitto. Sì, grazie. Allora, era stato molto bello perché percorso bellissimo. Poi correvo con mio figlio che mi dà carica, che ha mia forza, mio amore, tutto che si fa con amore non pesa. Sono arrivata a traguardo con la bandiera ucraina, perché si deve dire forte, la pace in Ucraina, basta la guerra. Graffieri Samantha, viene da Savignano sul Rubicone, è arrivata per la categoria femminile all'ultramaratona a Castiglion del Lago, praticamente ha rifatto tutto il giro del lago, quindi questi 58 km in terza posizione. Un risultato straordinario con un tempo veramente di valore. Sì, sono molto contenta perché è la terza partecipazione, la prima partecipazione mi ero ritirata al 42esimo e poi sono tornata l'anno scorso, avevo fatto un tempo più alto, quindi quest'anno ho raggiunto il risultato che mi ero prefissata, di stare sotto le 5 ore e di riuscire ad arrivare. Ho visto che le donne fortissime non c'erano, allora di riuscire ad arrivare fra le prime 5. Silvia Torricelli arriva da Modena, esattamente da Carpi, in questa bellissima località nella pianura padana, e è arrivata da lì fino al lago Trasimeno per far cosa? Una categoria femminile per vincerla, quella all'ultramaratona, e quindi ha fatto tutto il giro del Trasimeno in questo contesto, e noi diciamo la prima cosa, come si è trovata in questa gara e soprattutto in questo ambiente e con l'organizzazione? Allora, è andato tutto bene, mi sono trovata benissimo, organizzazione perfetta, già da ieri quando ho ritirato i pettorali è andato tutto perfetto, organizzati bene anche per il ritiro eccetera. E stamattina, che dire, percorso molto bello, ristori giusti, cioè c'è una giornata meravigliosa, quindi è stato tutto molto bello, è andato tutto molto bene, sono contenta. Contenta che non sia piovuto, perché lo so che qua spesso piove, invece oggi il sole ci ha premiati, ci ha baciati, quindi siamo stati benissimo. L'organizzazione è bella, e il percorso mi è piaciuto, non l'avevo mai fatto, quindi molto bello. Ho visto posti che non conoscevo, per cui insomma, è già qualcosa di nuovo e l'organizzazione è perfetta.
Buccilli Carmine, il vincitore di questa manifestazione, la Strasimeno 2022, la 20ª edizione. E diciamo che sono di casa perché comunque è la quarta vittoria che su questa distanza e ogni anno vengo con piacere. Quest'anno ci sono state delle condizioni ottimali rispetto a quelle che ho trovato nelle stagioni passate. Il tempo finale mi lascia anche fin troppo soddisfatto, visto che comunque vengo da 2-3 anni di inattività lontano dalle gare, quindi non sapevo come avrei reagito alla distanza. Quando si è in gara tra atleti è difficile che si ci aiuti. E comunque oggi ho corso qualche chilometro in compagnia e poi il resto della gara comunque l'ho fatta in solitaria, godendomi il panorama e il silenzio di questa natura meravigliosa. Silvia Burzigotti, assessore del comune di Maggione. Siamo felici di ospitare la tappa della 34 km a San Feliciano. È un momento particolare perché dopo un periodo difficile dovuto ovviamente al Covid, in cui tutte le attività si sono fermate, anche per un periodo, anche quelle sportive, abbiamo avuto modo e l'occasione di ospitare circa 1700 atleti che passeranno anche per San Feliciano. Sarà nostro anche il nostro onore poterne premiare alcuni del posto, quindi siamo molto felici, un momento di socialità, un momento che ha fatto ritrovare lo spirito sportivo a tanti atleti. Daniele Raspati, presidente del Consiglio Comunale del Comune di Maggione. Oggi il Comune di Maggione ospita qui a San Feliciano il passaggio della 34 km della Strasimeno 2022. Un bel momento. Un gran bel momento. Finalmente si torna a assaporare gli eventi, un evento importante. Questo è il primo di una, speriamo, di una lunga serie. Quest'anno se potranno rifare altre manifestazioni. Questo, diciamo che al lago è il fiore all'occhiello, perché parte da Castione del Lago, fa tutto il giro con quattro tappe, una a Toro, Passignano, San Feliciano e Sant'Arcangelo. E è un orgoglio poter ospitare una manifestazione di questo tipo, soprattutto anche per la nostra frazione, che è la metà tappa, metà gara, dove si fermano più atleti di qui, 34 km.